Quindi sappiamo quanto noi radicati del posto ci teniamo, ma grazie a Dio stiamo qui, stiamo ai piedi di Maria, stiamo con lei, perché lei anche oggi abbia la forza, il coraggio di rinvigorire il nostro di coraggio e di accompagnarci al Signore. Quindi con gioia e unitamente con grande umiltà, come piace a Maria, all'inizio di questa celebrazione vogliamo chiedere perdono al Signore per tutte le nostre mancanze e per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio di che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Salvatore di tutti i popoli, che per mezzo della Beata Vergine Maria, Arca della Nuova Alleanza, hai recato alla casa di Elisabetta la salvezza e la gioia, fa che docili all'azione dello Spirito possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli e magnificare il tuo nome con inni di lode e con la santità della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore è in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sione, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia ipocrita, detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La parola del Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne! E benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Thank you.
Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Vorrei essere una mosca, vorrei essere un neurone di quelle persone che con me, col servizio, cori, ministranti, hanno condiviso questi 10 giorni. Perché dico questo? Perché man mano che sentivamo, ieri sera dicevo, gustiamo meglio quello che ci propone l'Evangelista, ma se io non sono riuscito in 10 giorni a completare un discorso, perché di Maria potremmo parlare 10 anni, altro che 10 giorni, vi immaginate, no? Parlo a chi tutte le sere con costanza a seguire il cammino che abbiamo fatto insieme a Maria. Immaginate io quanto tempo dovrei impiegare questa sera a spiegare solo il Vangelo, non dico le letture, solo il Vangelo. Impensabile, impossibile. E allora qual è la mia strategia questa sera? La mia strategia di stasera è rileggere un po' in filigrana, facendomi aiutare da San Paolo, la vita di Maria. Commentare il Vangelo veramente sarebbe impensabile. Allora, quando Elisabetta esclama «Beata colei che ha creduto», che cosa sta esclamando di fatto? Cioè, qual è la beatitudine profonda di Maria Santissima? Perché beato significa felice. E in queste serie che abbiamo visto diverse tappe, non tutte, diverse tappe della vita di Maria, abbiamo visto che c'erano delle giornate molto amare, dove tutto si poteva immaginare o tutto si poteva sperimentare tranne che la beatitudine, intesa come la felicità. E questo ci accomuna a Maria, perché siamo chiamati ad una beatitudine che non passa per una felicità giornaliera, cioè non ridiamo tutti i giorni, tutto il giorno. Eppure Elisabetta gli dice: beata tu, felice tu che hai creduto. A che cosa ha creduto Maria? Lo sentiamo, lo sminuzziamo velocemente con San Paolo. Fratelli, la carità non sia ipocrita, che credo che sia peggio del prezzemolo, no? Ma sempre presente, si intrufola ovunque. Magari ci sorridiamo, ci chiediamo come stiamo, ma questo non sempre corrisponde a quello che portiamo nel cuore. E se c'è una delle prime caratteristiche che dipinge la bellezza di Maria, una bellezza sconfinata, è proprio la sua mancanza totale di ipocrisia. E quindi, quasi come un ritornello, io vorrei dire questa sera, no? Vorrei fare una prelitania e poi più tardi sentiamo la litania. E riesco io a non essere ipocrita? Meglio. La prelitania potrebbe suonare così: veramente voglio festeggiare Maria oggi? Allora deve imparare a fare a pugni con l'ipocrisia, che vorrebbe abitare stabilmente nel cuore di ciascuno di noi. Ma nel cuore di ciascuno di noi, fratelli e sorelle, o ci abita l'ipocrisia o ci abita lo Spirito Santo di Dio. Lì ci ha abitato lo Spirito Santo di Dio. Nel mio cuore chi ci abita? Domande, così, domande adesso lanciate nel mucchio, nessuno è chiamato a rispondere, così, in così tanti. In coscienza poi col Signore ciascuno ci lavorerà. Detestate il male, dice San Paolo. Detestate il male e attaccatevi al bene. Perché questa sottolineatura, una volta al positivo, una volta al negativo? Già aveva detto allontanatevi dal male, c'era bisogno di sottolineare avvicinatevi al bene, andava da sé. Attaccatevi, peraltro, dice. E perché sa quanto difficile per noi possa risultare fare questo,
stare lontano dal male. Sapete perché, fratelli e sorelle, l'esperienza che facciamo tutti? Perché il male è seducente. Quando pensiamo al male, non pensiamo ad un male astratto, pensiamo a quel serpente che nel giardino terrestre, nell'Eden di Genesi, stuzzicava Eva. È seducente, l'ha sedotta fino a che l'ha fatta crollare, pagando il conto lei e ancora oggi tutti noi, le conseguenze del peccato d'origine. Allora San Paolo proprio ribadisce: lasciate stare queste forme di seduzione, dice a noi tutti, attaccatevi al bene. Qualcuno mi potrebbe adesso dire: sì, ma il bene non sempre paga. Forse il bene non sempre paga, o forse è più corretto dire che non paga quando ce l'aspettiamo, ma alla lunga paga, perché il bene per eccellenza è Dio. Così come certamente paga anche il male, fratelli e sorelle. Noi la possiamo fare franca qui, tra di noi, a tempo, ma ci conviene? La faremo franca per sempre? Arriverà un punto in cui, no, vedevo il dottor Orifici, in cui dare e avere dovranno conciliarsi davanti a Dio. E quindi ci conviene fuggire, ma con orrore, il male. Non farsi sedurre, non dire: vabbè, tanto chi mi vede, tanto chi lo sa chi lo deve sapere, e lo so io che sto facendo il male. Non mi conviene. Prelitania. Voglio festeggiare veramente Maria oggi? Voglio che sia non soltanto il 2 luglio, ma tutti i giorni la regina della mia vita? Se la risposta è sì, fuggiamo il male con orrore e attacchiamoci al bene con unghie, con i denti, in qualsiasi maniera. Purché ci attacchiamo al bene, fratelli e sorelle, che paga, come purtroppo paga il male. È solo questione di tempo. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Io qua mi vorrei mettere di spalle e dire: Signore, fai tu, perché amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, che non c'è niente di più complesso, perché ormai ci siamo... Ma sì, c'era stata una parvenza durante la quarantena di un ritorno, no? Le famiglie che si ritrovavano per pregare, non so quanti rosari scorrevano tra le mani, rosari, messe. Passate il lockdown? Eh sì, il rosario è andato a finire di nuovo in fondo al cassetto. E durante il lockdown grandi telefonate, videochiamate, c'era tanto tempo. Ma il tempo lo gestiamo noi, fratelli e sorelle, perché se il tempo è lui a gestire noi, ne siamo schiavi, e il nostro Signore ci ha liberato. Vogliamo veramente festeggiare Maria Santissima? Le vogliamo dare onore noi che siamo suoi figli? Sì, e allora bisogna imparare ad amarsi. Cioè, ma io non sono in grado di amare come amava Maria Santissima. Certo, normale. Nessuno di noi è chiamato o sa amare quanto e come sa amare l'altro, perché ciascuno ama come sa e come può, con i propri strumenti. Ma una cosa è provare ad amare con quello che uno è, sa e può, una cosa è non provarci nemmeno, non trovare il tempo di una visita, non trovare il tempo di una telefonata, non trovare il tempo di ritrovarsi con la famiglia. Questo fa male. Questo ci avvelena, oltre ad allontanarci dal Signore. E non sto parlando di peccati, non è che sto facendo questo è peccato e questo non è peccato. Sto dicendo che cosa ci fa bene, che cosa ci farebbe festeggiare bene Maria Santissima e che cosa invece ci avvelena la vita, ce la stanca proprio, ce la stanca. Stanca che poi uno arriva a 150 anni, guarda indietro e dice: mamma mia, e che cosa ho concluso in questa vita? E che ho fatto? Ho corso, ho lavorato parecchio e poco ho fatto. Gareggiate nello stimarvi a vicenda.
come sopra. Non siate pigri nel fare il bene. No, ci verrebbe da dire, Santa, abbiamo capito. Ma se batta a colpi ci sarà un motivo. No? Non siate pigri, no? Quella pigrizia che ci mangia tempo, giornate, relazioni, vita, hobby, amici, matrimoni, sacerdozi. La pigrizia, mamma che brutta bestia. Siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Salto un versetto, lo riprendo tra un secondo. Benedite coloro che vi perseguitano. E poi lo ripeto, benedite e non maledite. Benedite coloro che vi perseguitano. Se io al di fuori di questo contesto, che è la Santa Messa, e se io mi tolgo il colletto per 10 minuti e becco una persona per strada e gli dico, ma se uno ti maledice, tu che fai? Ah, dice, guarda, se ce l'ha, quantomeno gli devo rispondere alla maledizione. E se ti schiaccio un piede, che gli fai? Ah, se c'ho la forza e l'energia, glielo schiaccio almeno 2 volte. Perché deve capire con chi ha a che fare. Che sono cose che col Vangelo, con la Scrittura, non c'entrano niente. Cioè, allora che dobbiamo fare? Perdonatemi, forse uso una parola che non è fine fine o non si usa in questo contesto, però rende l'idea. Allora dobbiamo fare la parte del fesso. Nostro Signore, quando è andato a finire in croce, sembrava di aver fatto quella parte, per poi farci capire che era tutto il contrario, che in quel modo ha vinto, non spadroneggiando. Allora, se io mi metto a rispondere al male con altro male, alle maledizioni con altre maledizioni, e quando ne veniamo a capo? E quando spezziamo questo male che si è appoggiato come una cappa nella nostra vita, nelle nostre comunità, nei nostri paesi? Guardate che non ho l'occhio critico, cioè non ho l'occhio pessimista. Però se ci vogliamo dire che va tutto bene e buona festa del 2 luglio. Io mi taccio e mi siedo. Ma se queste cose smettiamo di annunciarle e gridarle pure noi, chi lo farà? Chi lo dirà a questa comunità che può splendere sempre di più e sempre meglio? Mettendo il Signore al primo posto. Certo, forse il primo istinto, se uno mi fa un torto, mi verrebbe da... Ma se con l'aiuto di Dio, se con l'intercessione di Maria, mi educo a non rispondere al male col male, ma a spezzare il male col bene, a non rispondere ad una maledizione con un'altra maledizione, forse mi sarà indigesto la prima volta, la seconda, la terza, ma alla lunga ce la faccio, lo imparo, il Signore me lo insegna. Solo a guardare l'effigie di Maria Santissima devo dire, ma quante gliel'avranno detto a tuo figlio? E tu le sentivi con le tue orecchie, ma mai una parola fuori posto è uscita dalla tua bocca. Ma come hai fatto? E allora come hai fatto tu? Insegnamela a me. Questo gli dovremmo dire a Maria. Vado veloce. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, cioè abbiate gli uni per gli altri compassione. La compassione non è la pena. Noi purtroppo abbiamo trasformato la compassione in mi fai pena. Allora dicevate, a me mi fa pena, lo faccio. La compassione è avere, l'entrare in empatia è avere la capacità di sorridere con chi sta sorridendo, con chi passa un bel momento. Ti va un periodo bello e io ti sono accanto. Vale la pena che perdo il tempo con l'invidia, con la gelosia, con tutte quelle, con la calunnia per atterrare l'altro? Vale la pena? È tempo perso, è fiato sprecato. Se ti va bene la cosa, come spero quando succederà a me, io devo gioire. Perché guardate l'immagine della gioia di due donne che non sono invidiose l'una dell'altra. Guardate, Maria e Santa Elisabetta, vi sembrano invidiose? Vi sembrano rancorose? Vi sembrano capaci di non entrare in empatia l'una con l'altra? Pure i figli del grembo gli sono entrati in empatia.
cioè le madri si salutavano e i figli gioivano. Questo è entrare in empatia, questo è avere lo stesso sentimento. E certamente quando Maria poi sarà stata ai piedi della croce, Elisabetta non c'era più, ma se ci fosse stata, ricordandosi di questa empatia forte, di questo stare insieme, avrebbe pianto insieme a Maria, come ha pianto Maria. Quello avrebbe fatto, non avrebbe fatto un altro, non avrebbe fatto la voce del demonio mettendosi accanto a Maria per dirgli: guarda come hanno trattato tuo figlio, maledicili, parla male, sparla. Da noi si usa, c'è questa parola brutta, sì, un po' è un intercalarlo, ma se non lo capisco io che sono di questa zona, chi lo deve capire, no? Sta cosa di dire sempre mano, ma è una parola brutta, ma è brutta, ma ci appesantisce la bocca, cioè spiritualmente ci appesantisce pure, ci appesantisce l'alito spirituale. Cioè, uno che apre la bocca e cioè dice questa parola, dice: mamma mia, non ti posso sentire, puzzi, ma puzzi non di puzza, puzzi proprio di quella puzza di zolfarello che fa il demonietto quando ci vuole avvelenare le cose belle. Abbiate gli stessi sentimenti, volgetevi, non nutrite desideri di grandezza, ma volgetevi alle cose piccole. Non nutrite desideri di grandezza, no? Avete presente? Cioè, ma tu non lo sai con chi stai parlando, ma tu non lo sai chi sono io. Ecco, stiamo dicendo tutto l'opposto. Non apriamoci a cose troppo grosse, ma apriamoci alle cose umili, ci consiglia San Paolo. Adesso abbiamo cantato il Magnificat. L'umile Vergine di Nazareth, ce l'abbiamo intronizzata qui, umile, non superba. Da nessuna parte c'è scritto. Allora, vogliamo festeggiare il 2 luglio per bene con Maria? Sì, umiltà, fratelli e sorelle. Anzi, San Paolo più avanti dirà: considerate gli altri superiori a voi. Io considero un altro superiore a me. Cioè, questo per noi è quanto di più lontano pensabile, è proprio pensare che un altro sia migliore di me. Quindi dobbiamo mettere mani alla nostra vita e fare rifiorire qualcosa di bello, perché tutti lo portiamo dentro. Finisco. Oltre ad aver fatto in questi 10 giorni minuziosamente, aver messo in evidenza le caratteristiche di Maria perché queste potessero risplendere nella vita di ciascuno di noi, e quindi non un parlare delle caratteristiche di Maria fine a se stessa, abbiamo visto in lei per poter vedere come potevano agire in noi. Lei dove è arrivata, dove doveva arrivare, è arrivata. Lei è la regina del cielo e della terra, cioè di più non si può, è il top, è il must, cioè non si arriva. Però ci interessava a noi, esistenzialmente, specchiandoci in lei, aiutati dalla parola, a capire come fare, a far venire fuori la parte migliore di noi, che sono certo al 1000 per 1000 che abbiamo tutti. Tutti significa nessuno escluso. No? Qualcuno per ora magari sta pensando: ah, se conoscesse a mio suocero, mia suocera, mia cognata, che sono cattivi. Non le dite queste cose, perché non sono da Dio. Nessuno nasce cattivo, no? Anche questo è diventato un rompicapo in queste sere. Nessuno nasce cattivo. La parte bella la portiamo tutti, se ci abbiamo il coraggio di farla venire fuori. E questo è il modo di farla venire fuori. Nel versetto di mezzo che ho saltato, che veramente è l'ultimo, dice: siate perseveranti nella preghiera. Preghiera, fratelli e sorelle, non è soltanto un buttare addosso a Dio una serie di richieste, oppure dire tutte le novene possibili e immaginabili, che non so, adesso c'è, sono strumenti, la novena di Maria che scioglie nodi, no? che spezza le catene, ci sono preghiere, vanno bene, ma la preghiera con la P maiuscola, sapete come la dovete immaginare? Non c'è immagine più bella per descrivere la preghiera.
Preghiera è stare bocca a bocca col Signore, come due fidanzati. La stessa parola preghiera in latino, che si dice orare, no? Lo diciamo anche in italiano, porta in sé la parola bocca. Allora pregare che cos'è? Pregare è stare bocca a bocca, come due fidanzati, col Signore. Ma ci credo che non ho il tempo nella mia giornata, ci vado a stento, riesco a dire, appena mi metto a letto, riesco a fare il segno della croce e crollo. Ma vuoi non crollare per pregare? Non lo fare a letto, fallo un minuto prima, così è sicuro che, salvo che non ti addormenti in piedi, quello sarebbe un altro caso. Ma trova nella tua giornata, per fare tutto questo che ho letto, che è tanto, tantissimo, ma volesse il cielo che ci rimane l'1% di tutto quello che velocemente ho dovuto commentare. Ma se noi vogliamo veramente festeggiare Maria, e di più, vogliamo poter dire, noi siamo i figli di Maria, saremo anche peccatori, e lo siamo, ma siamo suoi figli. E quale figlio non gioisce quando gli si avvicina una persona e gli dice, oh, lo sai che assomigli tutto a tua mamma, oppure sai che assomigli tutto a tuo padre? I genitori in genere gioiscono, ce l'hanno mai detto, oh, ma lo sai che assomigli tutto a Maria Santissima? Ve l'hanno mai detto? O sai che si vede da lontano un miglio che sei cristiano? Ve l'hanno mai detto? Per farlo bisogna stare come fidanzati. Dico come fidanzati perché tra i fidanzati la passione ancora è forte, no? Potete dire pure come marito e moglie, però poi chi li sente, diciamo, 40, 50, 60 anni dalle spalle, e chi si ricorda più? Per dire la passione di due fidanzati, così dovremmo stare col Signore. E immaginate che Maria, per reggere botta a tutte le tribolazioni che ha avuto nella sua vita, gioie, dolori, più dolori che gioie, più dolori che gioie, per reggere botta, certamente il suo segreto era stare bocca a bocca col Signore. Signore, oggi ci ha avuto una giornata brutta, ci ha avuto la tentazione di dire, ma chissà se esiste, se non esiste, oppure questo problema mi fa male, Signore, non ci arrivo a fine mese, Signore, tra capo e collo mi è capitata sta malattia, Signore, ho 80 anni e gli acciacchi mi si mangiano, però confido in te, però mi fido di te. E se non mi fido di te, di chi mi devo fidare? Signore, talmente ti ringrazio e ti sono grato che anche in mezzo a mille tribolazioni la mia anima canta, ti magnifica e ti ringrazia. Questa si chiama preghiera. È una preghiera spontanea. L'ho coniata in questo momento perché penso all'oggetto del mio amore e le parole mi escono dal cuore da sole. Stare bocca a bocca col Signore. Maria, come hai fatto a diventare la regina del cielo e della terra? E lei sussurra, stavo bocca a bocca col Signore. Ho avuto capacità di resistere a tutto, di portare avanti la mia missione, di dire sì ogni giorno, perché nella mia vita sono stata sempre bocca a bocca col Signore. Fratelli e sorelle, se c'era un modo alto, sano, per augurarvi buona festa, questo è il mio modo di augurarvi buona festa. Non so fare né di più né meglio, e non serve, perché ho semplicemente ripetuto le parole del Signore, ciò che mi sforzo di fare pure io tutti i giorni, quando ci riesco meglio, peggio, ma questa è la strada. Questa è la strada, non ci sono altre strade, le altre strade sono fittizie, sono fumo negli occhi, promettono ma non mantengono, Gesù Cristo promette e mantiene, su questo si va sicuro. Se poi accanto a questo, più tardi,
ci mangeremo la carne al forno con le patate, come tradizione, stasera andremo a cena con la pancia piena piena, va bene pure, è festa pure, purché si sia riempito il cuore, perché se si è riempito il cuore possiamo riempire anche la pancia, il cuore non si sgonfia. Se si riempirà solo la pancia, il cuore ci resterà vuoto. No, per lei era beata te, per noi sarebbe poveri noi. Allora speriamo che sia beati noi anche per noi. Beata te Maria perché hai creduto, e beato ciascuno di noi se crede e gli dà spazio a Dio. Bocca a bocca, fratelli e sorelle, non lo dimenticare più. Immagine bella, non ce la dimentichiamo più. Il segreto della nostra vita, della nostra nuova ripartenza col Signore. Ce lo concede il Signore, presto. E lo ottenga da noi la preghiera incessante e materna della Beata Vergine Maria. Buona festa e amen. Ci mettiamo in piedi e con rinnovato entusiasmo, quello di cui disponiamo, non ne serve né di più né di meno, rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo verrà. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore perché ci faccia sempre più conoscere il mistero di Maria nella storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere sempre della sua protezione. Diciamo insieme: Vergine Santa, intercedi per noi. Vergine Santa, intercedi per noi. Perché la Chiesa abbia piena fiducia nel suo Signore, il quale opera sempre in maniera silenziosa per preparare gli eventi decisivi della nostra salvezza. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. Perché ogni nostra famiglia abbia la protezione della Vergine Maria e possa sperimentare la gioia di incontrare la salvezza portata da Cristo. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. Perché non ci scoraggiamo né ci vergogniamo dei nostri limiti e della nostra povertà, sicuri che Dio si serve delle cose umili per realizzare i suoi disegni di amore. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. Perché ogni madre sappia attendere il proprio figlio
con l'amore e il desiderio con cui Maria ed Elisabetta hanno atteso il frutto del proprio grembo. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. Perché le giovani generazioni sappiano imitare la sollecita prontezza di Maria nell'assistere e valorizzare le persone più anziane e indifese. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. Alla misericordia del Padre affidiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti. Vogliamo pregare in particolare per Giuseppa, Nino, Anna, Maria e Graziella, perché presto siano ammessi a contemplare la luce del volto di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. In un attimo di silenzio, fratelli e sorelle, vogliamo affidare per le mani di Maria quello che portiamo nel cuore a Dio. Proprio in silenzio, 10 secondi, finendo la nostra preghiera, la più sublime, la più interiore, dicendogli: intercedi per noi. Vediamo se qualcosa lei ci risponde. E risponde come ha sempre risposto: notte e giorno intercedo per voi, per noi, è madre, è mamma. O Dio di amore che hai costituito Maria, madre di Cristo e madre della Chiesa, concedi a noi che la invochiamo con fiducia di essere liberati dai mali che ci affliggono e di incontrare te, eterna carità, per Cristo nostro Signore. Amen. Guardi.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla te gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica i nostri doni, o Padre, con la grazia del tuo Spirito, che plasmò come creatura nuova la Beata Vergine Maria, perché da lei, fecondata dalla rugiada celeste, scaturisse il frutto della nostra salvezza. Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare le tue meraviglie, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai manifestato la grandezza sublime della Vergine Maria nel saluto profetico di Elisabetta. Illuminata dal tuo Spirito, la madre del precursore la proclamò beata per aver creduto alla salvezza promessa. E nel premuroso gesto della sua carità riconobbe la madre del Signore. E noi ci uniamo con umile esultanza al cantico della Vergine che magnifica il tuo nome. E insieme agli angeli e ai santi, innalziamo la lode perenne della tua gloria. Stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Anunciamo la tua morte, Signore.
il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordami, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nei giorni in cui Cristo ha vinto la morte e si è resa partecipe della sua vita immortale. Rendila perfetta nei lavori, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ausiliare Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo vi furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Lo Spirito che ci permette e ci permetterà di stare bocca a bocca con Lui, con questa gioia nel cuore, con questa beatitudine che è un respiro anticipato di paradiso, possiamo recitare insieme la preghiera dei fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Il tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Noi non ci possiamo scambiare la pace, no? Però, permettetemi, proprio 30 secondi fa ho detto, da fratelli, diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato e poi abbiamo detto il Padre nostro. Da fratelli. Da fratelli a annessi e connessi, fratelli e sorelle. Fratello significa fratello, nel vero senso della parola. Vi faccio un esempio di fratellanza che non ha funzionato? Caino e Abele. Dice il Signore, Caino, non vedo da un po' tuo fratello Abele. Hai qualche notizia? Dice il Signore, boh, e che ne so io? E che mi interessa? Che è a casa mia? E che sono il custode di mio fratello? E il Signore gli risponde, sì, Caino, sei il custode di tuo fratello. E questo sapete che significa, fratelli e sorelle? Che noi siamo custodi gli uni degli altri. Molte volte la sera è chiusa la porta di casa, dice fuori, ma fuori si salvi chi può. Ma questo non è cristiano. E non rallegra il cuore di Maria, niente affatto. Cioè, basta che tiro per la famiglia mia, le altre si arrangiassero. Questo è manco da fratellastri, questo è da fratricidi, gente che si uccide tra di sé.
ma noi siamo fratelli. Ci piaccia o no, il sangue di Gesù Cristo ci ha fatti fratelli. Sono io il custode di mio fratello? Sì, Signore, sono io. Dammi la forza per custodirlo. Dammi la forza per custodirla. Quindi non ci possiamo scambiare un segno di pace, però ci possiamo pregare per la pace. Una pace vera, sincera, autentica, non ipocrita, a portata di mano, col vicino di casa, col lontano di via, con tutti. A questo ci chiama il Signore. Un istante di silenzio e poi sentiamo l'agnello di Dio. Thank you.
preghiamo. Guida e proteggi la tua Chiesa, o Padre, fa che sostenuta dai tuoi sacramenti con la luce e la forza del tuo Spirito, si affretti a portare sulle strade del mondo il gioioso annunzio del Vangelo, perché l'umanità intera accolga il dono della redenzione e riconosca nel Cristo il Salvatore di tutte le genti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Adesso restiamo tutti quanti fermi qui. Tempo di smontare l'altare, usciamo la Madonna fuori e poi chiediamo la benedizione alla Madonna, canteremo le litanie, non possiamo fare la processione, ma la benedizione della Madonna sì. Potete stare tutti seduti mentre il coro in questo frattempo ci fa sentire canti in onore della Madonna. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.